Wahey Kuch, benvenuti dal vostro Andrei con la traduzione a Zoom 11, go luce, siamo e quarto capitolo. Inizia proprio ora. Vediamo dove ci porteranno oggi le nostre avventure calcistiche. Arion, sei stato fantastico nella prima partita del cammino imperiale, continua così, grazie, lo farò. Abbiamo vinto, JP, e abbiamo giocato a calcio sul serio. Oui, proprio così. Mi ricorda la mia del Team Rocket. Mia, proprio così. Solo quello sa dire. Oltre al resto, ovviamente. Non ha una sua frase personale come gli altri. Ehi, cosa ci fa l'allenatore Evans con il preside Winter Sea? Che sta succedendo? Che succede? Che succede? Evans, si può sapere perché ha deciso di violare le direttive del quinto settore? Ora ci prenderanno di mira. Ciò potrebbe significare la fine non solo della squadra, ma di tutta la scuola. Ho solo fatto il mio dovere di allenatore. Beh, ha proprio il muro di comunicare al quinto settore che è stato tutto opera sua, Evans. Sarà licenziato in men che non si dica. Va bene, arrivederci. Tranquillo. Com'è andata, mister? O forse dovrei dire ex mister. Vai ad allenarti, Victor. Ti rode, Victor, eh? Gli rode molto, gli rode. Sì. Imperiale di primo livello, Victor Blade. La Raimon ha di nuovo risorbito al quinto settore. Questo è inaccettabile. Chiunque opponga resistenza va eliminato. E questo è il tuo compito, hai capito? Sì, signore. Non si preoccupi. La Raimon finirà nella polvere. Molto bene. A breve riceverai dettagli sulla tua prossima missione. Portala a termine per far sì che il cammino imperiale si concluda come previsto. Conosci bene le conseguenze di un fallimento. Le conosce? Capitolo 4. L'alba della rivoluzione. Cos'è? Viene diseredato? Non è più un imperiale. Gli tolgo dello spirito guerriero? Ma. Oh, siete già tutti qui. Riccardo, Sam, avete combinato bella grossa. Smettete di fare solo quello che va bene a voi, capito? Credete forse che il quinto settore se ne starà a guardare mentre ignoriamo i loro ordini? Non esiste, faranno chiudere il club. E allora a cosa serve continuare a giocare, scusa? Devo dire che la prima partita è stata davvero un gioiello, ma se continuiamo così i nostri giorni da calciatori sono contati. Beh, il quinto settore non decide ogni singola partita, dobbiamo solo fare buon viso a cattivo gioco finché non ce ne capita una vera. Se rimaniamo qui possiamo dire addio al nostro futuro. Mi spiace, ma non posso continuare a seguire quel matto di un allenatore. Ma aspettate un attimo, come faremo a migliorare se non ci alleniamo insieme? Fatti da parte. No. Arion, basta. Lo vedi come la pensano tutti. Fino a non molto tempo fa io e Sam la pensavamo allo stesso modo. Mi spiace. Piacerebbe pure a me giocare a calcio sul serio. Ma devo pensare anche alle conseguenze per il club. Beh, questo è quanto. Per oggi siamo solo noi ad allenarci. E così sono stati abbandonati dai loro stessi compagni. Pare che possono distruggere la squadra anche senza il mio aiuto. Già, proprio quello che vuoi, vero? Ehi, avete fatto il modo in cui Victor ci fissa? Non metti i brividi? Non si allena e non gioca le partite, ma cosa ci fa qui? Non lo so. Forse, in fondo vorrebbe anche giocare. Che buttata, Arion, non è possibile! C'è solo un modo per scoprirlo, seguiamolo! Siamo sicuri che sia una buona idea? Sembra che il nostro amico di Viola Vestita si stia dirigendo verso il centro. Che abbia qualche affare da sbrigare là? Mi dà un fastidio terribile da non sapere cosa ha in testa. C'è ancora un po' di tempo prima dell'allenamento. Presto, non perdiamolo di vista! Di Viola Vestito? Pensavo facesse una specie di rima, cose così. Vorrei che Victor non sparisse tutte le volte. Miglioreremo molto se ci allenassimo tutti insieme. E poi dove andrà? Io lo so dov'ha. Dunque, è entrato qui per la strada principale. Vediamo un po'. Ma è andato proprio... Ah, eccolo qui. I-Bank. Grigia? Cosa c'è da quelle parti? Sotto l'ospedale, giusto? Già, è strano.
Ad ogni modo, continuiamo a pedinarlo. Piccoli investigatori crescono. Oh, che fastidio sta visuale. Ah, ok. Ora possiamo accedere all'ospedale. Prima no. Non capisco perché a volte limitino certe aree che prima o poi diventeranno utili. Voglio dire, non è che l'ospedale sia chissà quale area importante. Ehi, è entrato, andiamo! Importante intendo se la vuoi scoprire a inizio gioco, questo intendevo. Non importante che non abbia nulla a che vedere con Inazuma. Per il momento qui fuori non c'è nulla da trovare, in parte qualche sfida. Ehi, dov'è andato? Deve essere ancora qui da qualche parte. Ai. Oh. Oh, scusami. Mi spiace moltissimo. Tutto bene? Sì, tutto bene. Scusami, tu ti sono venuto addosso. Non preoccuparti, non è facile vedermi. Beh, ciao. Sicuri? Niente di niente? No, non vi sembra neanche minimamente lui? Ehi, ha perso qualcosa. Rivista di calcio. Ah, è già andato. Credo che dovremmo restituirgliela. Ok, tu vai a restituire la rivista. Ne continuiamo a cercare Blade. A dopo. Ragazzi, Vlad e Victor sono uguali. Com'è possibile che non li riconosciate? Com'è possibile che non vi sembri neanche un minimo Blade? Cioè, nel senso, Victor. Insomma, è lui. Prima di continuare qui fuori, che poi comunque si dovremmo venirci. Ma niente, dai, ma nessuno strumento? Ah, io non capisco certe volte. Dottore, niente. Eccoci qua. Oh, ciao. Sei arrivato presto. Sì, è vero. Ma c'è forse qualcosa che non va, Vic. Mi sembri un po' pensieroso. Eh? Sto bene. Come stai oggi, Vlad? Bah, come al solito. Ma dimmi di te, Vic. Ultimamente vieni qui ogni giorno. Non preferiresti andare a giocare a calcio? Forse. Quindi lui non sa lui. Forse? Vic, potresti essere il migliore del paese. Non come me. Tu potevi essere il migliore del paese. Lo so, fratello. Ma il calcio non è più quello di una volta. È complicato. Non è il calcio che conoscevamo un tempo. Perché hanno messo Victor con i puntini? Abbiamo visto che era lui, l'ha chiamato Vic. È lui? Cioè... Capisco. Dai. Mi dispiace. Un giorno tornerai a giocare, Vlad. Troverai soldi per la tua operazione. No, no, lascia perdere. L'unico modo per curare le mie gambe sarebbe andare all'estero. Ma non potremmo mai permettercelo. Tu non sai, però. Tu non sai perché tuo fratello fa quello che fa. Ehi, ragazzi, posso aiutarvi? Ah, eccoti qui. Meno male che ti abbiamo trovato. Abbiamo qualcosa che ti appartiene. Restituisce la rivista al ragazzo. E Victor scompare. È consegnato la rivista di calcio. Ah, la mia rivista, grazie mille. È stato gentile a prenderti la briga di riportarmela. Figurati, sai, la leggo anch'io. È pieno di ottimi spunti sugli allenamenti. Sei un appassionato di calcio? Certo, io amo il calcio. Una volta speravo di diventare un giocatore di calibro internazionale. Davvero? Ehi, Arion! Ah, mi sa che qualcuno ti sta chiamando. Quindi ti chiami Arion, eh? Beh, continua ad allenarti. Sicuro? Mi ha fatto piacere conoscerti. Niente, non riusciamo a trovare quella canaglia da nessuna parte. Deve essere svegnata da qualche parte. Un po' ridondante, ma... Già, beh, non possiamo farci molto. Meglio tornare a scuola.
Ma si era nascosto. Che cosa ci facevano qui quei ficcanaso? Noi ci alleneremo da qualche altra parte, d'accordo? Mica tanto. Pare che neppure oggi si alleneranno con noi. Non c'è problema. Se vogliono davvero giocare a calcio, presto torneranno sui loro passi. Speriamo. Temo proprio che non accadrà. E perché no? In questo esatto momento degli emissari del quinto settore sono nell'ufficio del direttore con le nuove direttive. È un'occasione per andare a supplicare il loro perdono, Evans. Anche se forse è già troppo tardi per lei. Mister, cosa facciamo? Non preoccuparti, andiamo all'ufficio del direttore. Evans è tranquillo, probabilmente lui sa che... Lui sa. Noi non sappiamo, ma lui sì. Perché il gioco non ce lo dice subito. A dire il vero non so come faccia a sapere. Beh, oddio, in teoria lui ha vissuto questi 10 anni, mentre noi no. E all'inizio, quando vedevo l'anime, dato che il gioco in Italia è uscito anni dopo, non riuscivo proprio a capire chi era il grande imperatore. Ma alla fine si è scoperto. Lo si fa scoprire lui più che altro. Allora, dov'è questo Blade? Speravo di vedere il suo brutto muso, dato che è una cosiddetta leggenda. Che spreco di tempo. Questi tizi sono emissari del quinto settore? Mi sembrano un po' maleducati. Facciamo quello per cui siamo venuti e andiamocene da questo topaio, d'accordo? Direttore, questi sono gli ordini. Oh, noni! Vediamo. Al secondo turno del cammino imperiale, Raimon incontrerà il collegio Fiducia Incrollabile e dovrà perdere 1-0. Ma non vi dire. Sembra che il quinto settore voglia farvi fuori per davvero. Potevate seguire gli ordini come noi. Ogni tanto mi sarebbe capitato di vincere, forse. Ma siete solo una banda di schiappe. mi sembra di avervi già visto da qualche parte. Voi giocate per la squadra di Fiducia Incrollabile, giusto? Quindi lavorate per il quinto settore. Consegnate le direttive di vittoria e allo stesso tempo ci spiate. Furbi. Come se ci servisse spiarvi. Anche se giocassi sul serio vi faremmo lo stesso a pezzetti. Non puoi saperlo. Beh, allora facciamo una sfida se pensate di essere all'altezza. Come pensavo, sarà meglio per voi se farete come vi è stato ordinato. Ci si vede. Mamma mia, che insopportabili. Ha capito, vero, allenatore Evans? È in gioco la sua posizione qui. È fortunato essersela cavata con così poco. Cosa? Vi prego, aspettate un momento. E gli corrono dietro dicendo: come lo licenziate, cose del genere. Chi sono quei bambini, cacchio? Hanno 14 anni, massimo 15, e parlano così ad un adulto. Che roba. Pensano di poterci parlare come piace a loro. Mi faremo a pezzetti. Che razza di farabutti. Non ha nemmeno senso. Entrambe le nostre scuole sono di primo livello. Beh, se non vi piace venire trattati in questo modo, vedete di vincere la prossima partita. Non c'è partita che non valga la pena di vincere. E sarà proprio quello che faremo al secondo turno. Sì, mister. Mister? Sì, Doug? Non penso di poter fare ancora parte della squadra. Mi chiamo fuori. Doug? Cosa? Doug, aspetta! A quanto pare Doug non se la sente. Ci vogliono costringere a perdere contro il Fiducia Incrollabile. E come se non bastasse, Doug intende lasciare il club. Doug non può andarsene, fermalo. Ma non penso proprio. Chissà, magari il buffo sorriso di Arya non può fargli cambiare idea. Eccolo qui. No, cos'è? Ma cos'è? Chi è lei? Si levi. Ti prego, Doug, aspetta. Non andartene. Pensa a quello che stai facendo. No. Siete voi che dovete pensare a quello che state facendo. Se continuerete a contrastare il quinto settore, andrà sempre peggio. Dai, Doug, sei arrivato fin qui con noi. Se molli adesso, sarà stato tutto inutile. L'ho fatto solo per migliorare i miei voti. Ora non posso lasciare che la mia media vada a picco. Vedete? Abbiamo priorità diverse. Praticamente lui giocava a calcio solo per i bei voti. Vuoi davvero farla finita con il calcio, Doug? Sì, penso di sì. Ci vediamo. Beh, allora, ciao. Doug!
Sarà dura ora che Doug ci ha mollato così su due piedi. No, che dura, Gabi. Basterà migliorare un po'. È tutta colpa tua, Arion! Ma pure! Se non fossi entrato in squadra, non ci saremmo mai cacciati in questo guaio. Lo sappiamo tutti che il calcio è corrotto. Ma non sono uno stagione da aver segnato, siete stati voi. Ma abbiamo tenuto duro lo stesso perché amiamo giocare. E ora tu ci stai portando via anche questa possibilità. Se vi piace giocare, non seguireste le direttive del quinto settore. Cosa? Io non voglio portarvi via niente. Io voglio solo giocare al calcio vero. E guarda dove siamo finiti. Non è il quinto settore che sta distruggendo la squadra. Sei tu! Ma io... Ma addirittura... La situazione è molto complicata stavolta. Chissà che farebbe Jude. Sembra che l'abbiano capita alla fine. Questa ribellione è del tutto inutile. Sono come un cane che si morde la coda. Madonna! E vabbè però... Cosa? Ma da dove? Allenatore Sabel. La tua missione è decisa, Blade. Dovrai eliminare Arion Sherwind al secondo turno della fase di qualificazione della zona est. Sherwind? Sì, eliminare Sherwind, l'istigatore della ribellione. È fondamentale per il nostro obiettivo di distruggere la Raimon. Usa ogni mezzo a tua disposizione. Sei autorizzato a ridurlo così male da non poter mai più giocare a calcio, come tuo fratello. Alla fine del cammino imperiale pagherete le operazioni di mio fratello, vero? Certo, se è ciò che vuoi. Ma prima togli di mezzo Sherwind. Vuoi vedere tuo fratello tornare a camminare, no? E a caso tuo sei costretto su quella sedia a rotelle, non dimenticarlo. Oh. Non fallire, Blade. Ma cos'è, teletrasporto, Goku? Oh. Sì, vabbè, dovrebbe localizzare l'aura prima della persona alla quale è vicino teletrasportarsi, però insomma, dai. Qualche giorno dopo la vigilia del secondo turno del torneo della zona est. Tutta la roba di Doug è sparita, ma allora faceva sul serio? Beh, che ti aspettavi, allocco? Non parlarti così, Michael. No. In fondo non sono affari miei. Un cane rognoso. Riccardo, l'indagine su Collegio Ferocia Incrollabile è conclusa. Lei fa ancora le indagini sulle altre squadre, grande, non è cambiata di una virgola. Grazie, signorina Hills. Hai chiesto alla signorina Hills di studiare Ferocia Incrollabile? Perché? Quella squadra ha qualcosa di losco. Ho pensato fosse meglio saperne di più prima di affrontarli. In realtà non sono stato io a fare le ricerche. Mi sono avvalso dell'aiuto di un certo William Glass. William chi? Ha preparato un dossier intitolato I segreti della fiducia incrollabile. Almeno questo è ciò che mi ha riferito. I segreti della fiducia incrollabile? Sembra interessante. Andiamo a trovare questo William Glass. Lo troverai nella sala giochi. Capirai meglio quando sarai là. Buona fortuna. Andiamo alla sala giochi, ma nel prossimo episodio Gugge, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Inazuma Eleven, un po' più corto rispetto agli altri, ma c'è tanta carne a fuoco in questo capitolo, quindi è meglio spezzarlo qui, finirla qui, perché poi nel prossimo ci sarà una cosa che non c'entra totalmente con questa prima parte. E dopo ancora c'è la partita, quindi insomma sono tre punti ben distinti del capitolo e quindi è meglio interrompere qui con questa prima parte. Vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi come sempre, ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!